nostra copertina. Dunque, dopo Bologna, quando fu insignito il commissario tecnico della nazionale Cesare Prandelli, e Napoli, quando è stato premiato l'allenatore allora del Napoli, Walter Mazzarri, oggi questa manifestazione voluta dall'Unione Sportiva Acri con il patrocinio, la collaborazione della Federazione Gioco Calcio, approda nella prestigiosissima sede del Salone d'Onore del CONI. No, io volevo ringraziarli tutti, perché questo premio e queste occasioni a noi, oltre che essere preziosi momenti di incontro e di confronto, sono senz'altro momenti durante i quali possiamo lanciare i nostri messaggi, quei messaggi in cui noi crediamo, quei messaggi di uno sport per tutti, dal valore sociale, di uno sport che includa, di uno sport che riesca veramente a trasformare ogni gesto in un gesto di amicizia e di integrazione. Noi siamo molto impegnati su questi temi della responsabilità sociale, ci ha fatto molto piacere questo coinvolgimento della FIGC in una bella iniziativa come questa dell'Acri. Abbiamo pubblicato l'anno scorso come Federazione Gioco Calcio il primo bilancio sociale. Come sapete, la nazionale è stata a Rizziconi, su un campo sequestrato alla 'Ndrangheta, è stata a Medolla. Venerdì della prossima settimana, il 31, la nazionale gioca a San Marino, contro San Marino, una partita amichevole che avrà come motivazione principale quella della lotta al razzismo. Voglio chiedere una cosa a Giampiero Boniperti. Ti piace il calcio di oggi, per esempio? Sì, il calcio piace sempre, c'è sempre delle novità. Ma se permetti, vorrei fare i complimenti a quel signore lì davanti. Adesso lo chiamiamo. Che è stato fantastico, ha dimostrato di essere un ragazzo veramente per bene, intelligente e preparato. Io si merita tanto, insomma. Ma dopo la Juventus, ha una figura così leale, corretta, insomma, attaccata al calcio vero, buono, e sa anche riprendere i giocatori quando è il caso, che non tutti lo fanno. Ti faccio tanti auguri e spero che tu tenga un giorno contento anche lui il timone della nazionale, perché te lo meriti veramente. Credo che il valore e la grandezza di Vincenzo Volterra sia proprio nel momento contingente che sta attraversando il calcio. No? Questo è un anno particolare, cioè un anno in cui ci sono parecchie panchine in discussione, è diventato più importante il mercato delle panchine quasi che quello dei calciatori. L'unico di cui non si parla è proprio Vincenzo Monterra. Questo testimonia del grandissimo valore, della bontà del lavoro che Vincenzo ha fatto della Fiorentina, facendo della Fiorentina una, se non forse non vorrei offendere nessuno nel caso particolare, ma l'ha riconosciuto lo stesso Boniperti poco fa, forse il gioco più bello espresso quest'anno in campionato, che non significa soltanto tecnicamente più bello, ma più bello anche nel modo di affrontare la partita prima, durante e dopo, sempre con grandissima classe, e questo gli va assolutamente riconosciuto. È uno degli aspetti sicuramente più interessanti di Vincenzo, per noi che facciamo questo lavoro. Per noi è difficile, come è difficile per un allenatore, effettuare un'intervista a fine partita con tutta l'adrenalina che è ancora in circolazione. Però con Vincenzo possiamo parlare di calcio, che la Fiorentina abbia vinto e la Fiorentina abbia perso. E questo per noi è sicuramente un valore importante. Ma a proposito di valori più importanti di quelli che abbiamo sottolineato, io credo che questo premio sia andato giustamente a Montella, perché nel momento in cui tutti noi innamorati del calcio viviamo anche un momento travagliato, io credo ci sia bisogno di valori tecnici sicuramente Montella ne ha, ma di valori umani, e questo credo sia davvero ancora più importante. Io credo che convinca certamente questo premio a Vincenzo Montella. E è stato detto molto di lui stamattina in termini assolutamente lusinghieri, in termini assolutamente di valore della persona e del tecnico. Io però vorrei dire, oggi che abbiamo aperto questa nostra Casa dello Sport a questa iniziativa, e vorrei ricordare anche l'amicizia che lo sport ha per il presidente Boniperti, che ha avuto un ruolo da grande giocatore, ma il patrimonio dello sport italiano soprattutto, io voglio dire che siamo orgogliosi oggi di Montella come CONI, perché nessuno forse lo sa, lui certamente sì, è stato probabilmente il migliore allievo che poco tempo addietro ha partecipato al nostro corso di formazione per manager e dirigenti sportivi. Lui è andato oltre, perché è diventato anche un grandissimo tecnico, oltre un grande giocatore. Per noi è un motivo di soddisfazione questo premio, perché è un grande dirigente, tra virgolette, anche dello sport italiano. Vorrei ringraziare tutti i presenti, sono particolarmente imbarazzato, un po' perché questo salone è imponente, un po' perché ricevere tutti questi complimenti tutti insieme da queste personalità, ma un po' imbarazzato, quindi
questo testimonia il fatto che sono particolarmente orgoglioso di questo premio, anche perché all'origine non pensavo di poter ambire a così tanto, perché sinceramente credo, lo dico con grande sincerità, appunto con grande sincerità, non mi sento ancora un allenatore, sono ancora in evoluzione, e quindi pensavo e penso che magari un premio così prestigioso possa andare o debba andare a un allenatore più esperto, però ascoltando le motivazioni che vanno al di là dell'aspetto tecnico, la cosa mi riempie ancora più di orgoglio e credo che in qualche modo si abbia prevalso questo rispetto alle doti tecniche, e sinceramente vado a casa molto, molto fiero quest'oggi. Io penso che questo tipo di premio abbia per noi dell'US Agli, per il mondo della promozione sportiva, proprio questo significato, quello di sapere che prima di una sconfitta, prima di una vittoria, viene senz'altro, ogni gesto che facciamo ha senz'altro il sapore del riscatto sociale. Allenatori così e persone così esemplari come Vincenzo Montella sono per la nostra gente degli esempi incredibilmente importanti, come l'è stato in tutta la carriera di sportivo e di calciatore anche il presidente Boniperti. Adesso procede alla consegna del premio Enzo Beazzotta, terza edizione, a Vincenzo Montella.